Ciao e ben ritrovati nel mio laboratorio. Oggi andiamo a fare una base, praticamente una delle basi della pasticceria, che è la pasta frolla. Io faccio una pasta frolla abbastanza ricca di burro e che prevede l'utilizzo solo del tuorlo rosso d'uovo. Se vi interessano altre ricette, altre dosi, fatemelo sapere nei commenti che ne ho bizzeffe. Io principalmente uso questa. Allora andiamo a vedere gli ingredienti. Ci serve lo zucchero, il tuorlo d'uovo, il burro e la farina. Una farina, mi raccomando, come sempre in pasticceria le farine servono farine deboli, non forti. Questa è una farina apposta che prendo dal mulino per fare i biscotti. Si chiama farina biscotti. Comunque è una farina adatta proprio per fare la pasta frolla. Mi sembra che il W sia intorno ai 120-150. Più è debole, comunque meglio è. Piccola parentesi. Sempre sul burro, se sei intollerante al lattosio puoi sostituirlo tranquillamente con la stessa quantità della miglior margarina che trovi. Come al solito non fate caso a quello che vedete nel video come quantità, perché io devo farne tanta per i negozi, per il laboratorio. Qui in tendina e in descrizione tanto vi metto la ricetta per voi che ne viene fuori un po' meno. Non mi sento di darvi una ricetta precisa per una tortiera perché alla fine non credo che esista. A meno che non sia proprio minuziosi, vi do una ricetta per avere una pasta frolla che vi dura per fare sia una crostata oppure volete fare dei biscotti, tante altre cose. L'importante è che quando non la usate più la coprite con la pellicola, la mettete in frigo e vi dura tranquillamente una settimana. Bene, allora per la preparazione della pasta frolla non ci serve il burro a pomata stavolta, ma dobbiamo tirarlo fuori dal frigo un po' prima di utilizzarlo in modo tale che diventi a temperatura ambiente. Io preferisco lavorare così. C'è chi anche lo usa freddo da frigo, però è un po' difficile da impastare. Come sempre, io per ragioni di quantità faccio fare tutto alle macchine, però si può fare tranquillamente a mano, basta seguire l'ordine. Si parte col burro, con lo zucchero, piano piano, poi si aggiunge il tuorlo e poi la farina. Comunque adesso vedete tutto. Quindi andiamo in macchina adesso con il burro e lo zucchero. Adesso io solo per questioni di farvi vedere, di visibilità, ho sbloccato la sicurezza della macchina, così potete vedere, cioè è un po' più bello da vedere, tirando giù la sicurezza non vedreste niente. Quindi andiamo col burro in macchina e lo zucchero e andiamo a impastare un po'. Dunque, questa macchina è una macchina utilizzata tantissimo in pasticceria, si chiama braccia tuffanti perché, come vedete dal movimento di questi bracci, simula appunto come se steste impastando a mano, e voi a mano dovete fare la stessa cosa. Praticamente si comincia prima col burro e lo zucchero fino a diventare una crema, ma non che si sciolga, deve essere una crema abbastanza sostenuta. Arrivati a quel punto lì, come vedrete, poi ci aggiungiamo il tuorlo, in questo caso della mia ricetta che vi sto dando adesso, però c'è chi mette tuorli e uova intere o solo albumi, o addirittura ci sono anche le frolle senza uova. E oggi vediamo questa perché è una frolla molto un po' generale, si può usare per fare le tartellette, le crostate, i biscotti, le crostate con la frutta piuttosto che con la marmellata, o la crostata ripiene con la crema pasticcera, eccetera eccetera, tantissime cose. Seguitemi che le faremo insieme. Adesso è estate, quindi ci mette un po' meno, però per neanche 5 minuti da arrivare ad avere questa consistenza qua in cui burro e zucchero sono ben amalgamati. Aggiungiamo il tuorlo d'uovo e andiamo avanti a impastare ancora per neanche 5 minuti. Quando il tuorlo è assorbito, aggiungiamo tutto di botto la farina e poi vedrete. Volendo, a questo stadio qui si possono aggiungere anche gli aromi. A me non piace tanto mettere limone piuttosto che la vaniglia piuttosto che l'arancia nella frolla, mi piace sentire sempre il gusto più naturale possibile, ossia che è dato in questo caso dal burro. Se state facendo una frolla con la margarina, magari un po' di limone, di scorza di limone o di arancio, quello che preferite, anche vaniglia, ma per dargli un gusticino in più mettetecelo pure, ecco.
Bene, quando abbiamo ottenuto questo, che neanche 5 minuti d'orologio, una bella crema di tuorlo, zucchero e burro, ci aggiungiamo tutto di botto la farina. In questo caso io la macchina mi facilita tanto l'operazione. A mano uno si fa la sua bella fontana col buco al centro, qui comincia a impastare burro, zucchero, poi ci aggiunge le uova e poi pian piano mette dentro la farina e va avanti a impastare, ma per poco adesso, deve girare il meno possibile. Quando si vede che la pasta è pronta, boh, basta, perché sennò brucia, la frolla si dice che si brucia o si squascia, dipende poi un po' anche dai dialetti, e non va bene, si scioglie troppo e anziché rimanere compatta si lascia andare e si, più comunque si lavora la farina, più si rischia di sviluppare il glutine, che in questo caso nella pasta frolla che ci piace bella friabile e croccante non deve succedere, perché sennò al contrario, sviluppando anche poco glutine, avremmo una frolla più gommosa proprio dovuta al fatto che il glutine si è sviluppato. Quindi devo impastare ancora per 5 minuti, poi si mette nelle teglie e si mette in frigo a riposare. La frolla dopo 5 minuti ancora neanche di impastamento è pronta. Se avete una frolla ben bilanciata come ricetta, ne parleremo in dei video più approfonditi di tutte queste cose, a tatto quando la frolla è pronta non deve appiccicare alla mano, nel senso non deve essere molle che ti lascia dei segni, è segno che appunto è ben bilanciata a livello di acqua che è contenuto nell'impasto e grassi e zuccheri. La trasferisco nella padella, le spiano già perché facendo caldo mi facilita poi le lavorazioni successive in macchina per stirarla, per fare i biscotti, per fare le torte, perché facendo caldo rischia di ammorbidirsi subito e quando diventa molle riportatela in frigo, magari fate cambio. Prendete due padelle, una la lasciate in frigo, l'altra la lavorate, quando viene molle mettete in frigo quella molle, prendete quella che era in frigo e andate avanti così, perché quando è molle la pasta frolla, veramente questa prendetela come legge, non si deve lavorare. Dunque, io qui in laboratorio, specialmente adesso come ho detto in estate, preferisco metterle in più teglie, spianarle già un po', così poi mi è più facile lavorare in macchina alla sfogliatrice o tirarle col mattarello. Voi a casa fate voi, nel senso potete già appiattirle un po', ma la vostra dose sarà un po' più ridotta sicuramente rispetto a queste. La fate su, l'importante è con la pellicola ben coperta, la mettete in frigo e vi dura una settimana tranquillamente. Se no, se volete, fate più parti, magari la dividete in due, una metà la mettete in freezer. In freezer, anche se non è come un abbattitore, un mesetto può durarvi. La tirate fuori dal freezer, la mettete in frigo, così non è più congelata. Poi quando vi serve, come vedremo nelle prossime ricette, potete fare, ve l'ho detto, da tantissime cose, dalle tartellette bianche da coprire con la crema, poi con la frutta, alle crostatine, ai biscotti, tantissimi tipi di biscotti e tante altre cose buone. Bene, allora adesso dopo aver coperto con la pellicola, poi ci metto anche uno strofinaccio sopra ben pulito, metto in frigo la pasta frolla e deve rimanere almeno per 2 ore in frigo. È meglio farla il giorno prima per il giorno dopo. Io in genere mi regolo così. Basta, io credo di avervi detto tutto. Mi raccomando, se la volete aromatizzare, mettete gli aromi quando state impastando zucchero, tuorli e burro. Vi ringrazio per la visione, ci vedremo presto con tante ricette da fare con la pasta frolla, perché ce ne sono veramente un'infinità. Vi ringrazio, se vi piace mettete un bel like, troverete in descrizione il link della mia pagina di Instagram, fate un salto anche di lì se vi fa piacere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!